Anche se quest'anno siamo saliti a Monte Pellegrino con il cuore sedotto d'amore per stare in disparte con la nostra santuzza, col spettro del Signore, non possiamo negarlo o rimuoverlo. Siamo costernati, appesantiti. In città nell'aria si respira un'inquietudine e una pesantezza sociale. L'ho detto l'arcivescovo, Monsignor Corrado Lorefice, nel corso dell'omelia alla celebrazione animata dalla corale della Polizia Municipale diretta da Serafina Sandovaldi, hanno partecipato le autorità civili e militari della città, tra cui il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il sindaco Roberto Lagalla e il generale dei Carabinieri Rosario Castello. Che dobbiamo assimilare, che se noi colpiamo una ragazza, se noi non abbiamo cura nei confronti dei giovani, se continuiamo una cultura di predazione, noi in fondo non stiamo onorando Santa Rosalia, perché ogni giovane donna è Santa Rosalia, ogni anfratto della nostra città è la città che Rosalia ha voluto libera da ogni peste. E quindi sarebbe veramente una grande contraddizione. Fare festa oggi significa assumersi la responsabilità di dare un volto nuovo a Palermo, tutti, tutti, dalle istituzioni al singolo cittadino. E direi che i cristiani, da questo punto di vista, come tutti gli uomini di buona volontà, dobbiamo ritornare ad avere una grande passione morale, una grande passione civile. E a Monte Pellegrino in questi giorni anche tanti fedeli che tramandano la tradizione dell'acchianata per sciogliere un voto o per ringraziare la Santuzza per una grazia ricevuta. Santa Rosalia, anche se è faticoso, ma l'acchianata si fa. Certo che si fa, anche perché abbiamo avuto un miracolo da Santa Rosalia e quindi è una devozione per noi salire. Non lo facciamo ogni anno, ma quest'anno l'abbiamo fatto per la seconda volta dopo 3 anni. Signora, possiamo rivelare qual è questo miracolo? Mio figlio ha avuto un tumore al cervello ed è guarito. L'operazione è stata fatta il giorno di Santa Santa Rosalia. Rosalia. La Polizia di Stato ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne bagherese che in casa aveva 120 grammi di cocaina e 15.000 euro in contanti. Gli agenti del commissariato di Brancaccio che hanno condotto le indagini hanno sequestrato i soldi perché ritenuti provento della vendita della droga. Trovati anche alcuni proiettili, l'uomo è stato denunciato per detenzione illecita di munizionamento. Il 27enne in passato era già stato condannato dalla Corte d'Appello a 7 anni di reclusione perché si era reso responsabile di analoghi reati. Il GIP ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui arresti domiciliari. Possibilità occupazionale a Bagheria per la realizzazione di 2 cantieri di lavoro che saranno avviati per la sistemazione di aree esterne nelle scuole Carducci Gramsci e Giovanni Girgenti. Il sindaco Filippo Tripoli ha infatti inviato una manifestazione di interesse al Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego e dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e dell'Assessorato regionale alla Famiglia e delle Politiche Sociali del Lavoro per la richiesta di attivazione di 2 cantieri regionali di lavoro sul territorio cittadino. Si tratterebbe di lavori per la sistemazione dell'area esterna di ingresso alla scuola elementare Gramsci, per i quali è stato richiesto un finanziamento di 123.013 euro, e l'altro cantiere per la sistemazione dell'area esterna di ingresso alla scuola elementare. Dopo tante promesse, finalmente sarà attivato in città uno sportello per il disbrigo delle pratiche relative alla gestione del servizio idrico integrato del comune di Bagheria. Lo sportello AMAP, che gestisce il servizio idrico, sarà attivato in un immobile confiscato alla mafia e adesso di proprietà del comune in via Massimo d'Azeglio, nell'ex complesso SICIS, all'interno 23. A renderlo noto il sindaco Filippo Tripoli, dopo che la giunta ha approvato l'atto con la delibera dello scorso 1 settembre. L'immobile verrà concesso ad AMAP in uso gratuito, con utenze, spese condominiali, manutenzione ordinaria e gestione in genere a carico della stessa società. Presso lo sportello, di cui si comunicherà l'apertura appena possibile, potranno essere presentate le richieste di tipo commerciale, quali la stipula di nuovi contratti, volture, disdette, aggiornamenti, rateizzazioni e reclami, che al momento possono essere formalizzate anche tramite numero verde 800 91 53 33. Operai all'opera a largo Torre a Ficarazzi per un intervento di potatura dei ficus che rischiavano di invadere la strada con possibili pericoli per la circolazione. L'amministrazione comunale ha predisposto un piano più generale che prevede la sistemazione di tutte le aree a verde del paese e chiede la collaborazione ai cittadini perché ognuno si faccia carico degli alberi vicino casa.
Importante novità all'orizzonte all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, che con Vito Riggio, CEO di GESAP, società che gestisce lo scalo del capoluogo, in un comunicato riguardante il traffico aereo del mese di agosto, ha annunciato l'intenzione di voler introdurre per il 2024 un volo internazionale di assoluto prestigio, il diretto da Palermo a New York. Nel 2019 GESAP aveva annunciato per il 2020 il collegamento da Palermo a New York, che doveva essere assicurato da United Airlines, ma poi la pandemia fece arenare tutto.